Attilio, una lunga giornata terminata positivamente, ce l'abbiamo fatta anche quest'anno. Meno male, ci siamo riusciti, è stata una bella serata, dai, tranquilli. Quasi 600 biglietti staccati, una quinta edizione molto molto positiva, apprezzata non soltanto dalla popolazione del posto ma anche da turisti provenienti da fuori regione. Sì, sì, sono venuti molti turisti, molti fuori regione, anche dall'estero è venuto qualche cliente. Hanno gustato questi prodotti locali buoni, iniziare dai cavatelli che sono un piatto trimentino, al cipillato, alla carne locale, salsiccia. Tutto a chilometro zero? Tutto a chilometro zero, ovviamente. Grazie a tutti i collaboratori che ci hanno aiutato a questa festa, che penso che sia riuscita abbastanza bene, dai. Allietata anche da una buona musica, sì, sì, locale? Sì, sì, sono anche i musicanti, sono di Trivento, e quindi abbiamo fatto tutto in famiglia, dai. Cavatelli, un piatto tipico molisano, anche della zona, sempre più apprezzato, una festa che sta continuando a crescere di anno in anno. Sì, sì, è vero, è vero. Cresce ogni anno, sì. Forse perché sono soddisfatti, allora aumentano sempre anno per anno. Ricordiamo la ricetta, semplice ma gustosa, dei cavatelli. È semplice, sì. È una ricetta personale, un po' ragù misto e pomodori freschi e tutto il resto poi, dai. Circa 80 kg di cavatelli, non poco. Ci voleva, dai. Soddisfatto. Soddisfatto, allora possiamo ricordare anche a questo punto l'edizione del prossimo anno, non mancherà. Sicuramente, il 18 agosto è ormai una data indimenticabile, dai. È vero.